Cari amici di pianoconcerto.it e del nostro canale YouTube, benvenuti in questa nuova puntata di How To, in cui parleremo del funzionamento del microfono a condensatore. Dunque, il punto di partenza per l'acquisizione di uno strumento acustico è senza dubbio il microfono. Questo rappresenta l'elemento di trasduzione che trasforma un'onda di pressione dell'aria in un segnale elettrico. La tecnologia costruttiva dei diversi tipi di microfoni determina differenziazioni di almeno tre categorie essenziali: microfoni dinamici, microfoni a nastro e, per ultimo, microfoni a condensatore, e quelli di cui parleremo in questa puntata. Questi sono a loro volta suddivisi in due categorie, microfoni a pressione e microfoni a gradiente di pressione. Non sarà scopo di questa puntata entrare nei particolari costruttivi delle diverse tipologie di microfoni, ma vale la pena spendere qualche parola in generale sui microfoni a condensatore, che saranno quelli con cui andremo a lavorare maggiormente per i nostri processi creativi. Dunque, il microfono a condensatore rappresenta lo standard all'interno degli studi di registrazione. Nonostante questo sia il microfono avente il rapporto SNR, ovvero Signal to Noise Ratio, più alto tra le varie tipologie. È la soluzione migliore per catturare vasti range di frequenze e per avere grandissima sensibilità e capacità in termini di sopportazione degli alti regimi SPL. Il principio di funzionamento del microfono a condensatore differisce molto dalle altre tipologie perché si basa sul principio capacitivo del condensatore. Avendo a che fare con una capacità, si renderà necessario caricare un condensatore e dunque applicare una corrente continua, tipicamente a 48 volt, che sul banco o sulla scheda audio è identificata dall'etichetta Phantom Power, ma che può differire diminuendo o aumentando a seconda della tipologia di microfono a condensatore. Esistono ad esempio microfoni a condensatore che vengono alimentati a 5 volt, ovvero quelli che si collegano direttamente sulla porta USB, oppure microfoni a condensatore che devono essere alimentati con tensioni anche di qualche centinaio di volt, che sono ad esempio i microfoni a condensatore valvolari. Chiaramente queste tipologie di microfoni avranno un loro alimentatore a parte che alimenterà la capsula del microfono. Dunque, al passaggio di un'onda di pressione, la capsula microfonica, che vediamo da questa nuova slide, caratterizzata da due armature poste a distanza D e di superficie S, di cui una fissa chiamata backplate ed un'elastica tipicamente ricoperta in polvere d'oro, come vedete dalla foto, variano la loro distanza. La tecnologia si basa dunque sul principio capacitivo per il quale valgono le seguenti relazioni se il sistema è a regime, e capiremo tra poco cosa significa. Dunque, la capacità C è direttamente proporzionale al numero di cariche Q e inversamente proporzionale alla tensione V. Possiamo chiaramente manipolare l'equazione per esplicitare la differenza di potenziale V. In questo modo ci interesseremo alla generazione del segnale. Quindi vediamo che la tensione V è chiaramente uguale alla quantità di cariche Q fratto la capacità. Ci ricordiamo però che C, come vedete, è uguale a epsilon che moltiplica S fratto D, dove epsilon è uguale a epsilon 0 per epsilon m, con epsilon 0 che è la costante dielettrica nel vuoto ed epsilon m che è la costante dielettrica del materiale. Nel caso del microfono a condensatore, quindi epsilon m si riferisce alla costante dielettrica dell'aria, in quanto non sono presenti particolari composti dielettrici di natura chimica tra le armature della capsula. S è la superficie delle armature del condensatore che è imposta dalla loro dimensione, quindi la dimensione della capsula microfonica, e D è la distanza tra le armature. Quindi, sostituendo nella precedente formula, sostituendo i valori di epsilon, otteniamo quest'altra formula, ovvero che V è uguale a Q fratto epsilon 0 epsilon m per S fratto D, ovvero che V sarà uguale a Q per D fratto epsilon per S. Quindi ci soffermiamo sull'equazione che abbiamo ottenuto, cercando di capire da cosa si è realmente influenzato il segnale di uscita. Dunque, osserviamo nell'ultima equazione, ovvero quella V uguale Q per D fratto epsilon per S, osserviamo che la quantità Q, eccetto i primi istanti di passaggio di corrente in cui il condensatore viene caricato, quindi polarizzato, è una costante. Tant'è vero che prima di essere utilizzato il microfono a condensatore necessita di alcuni secondi che permettono la polarizzazione della capsula. E quindi ecco qui spiegata la necessità di questa condizione del sistema a regime. Il valore epsilon è proprio definito costante dielettrica e quindi anche questa è una costante. La superficie S è un'altra costante che è imposta dalla grandezza della capsula, che però per ovvi motivi non può variare.
L'unico elemento a variare, quindi a questo secondo membro dell'equazione, è la distanza D delle armature del condensatore. E la variazione è imposta dal fatto che al passaggio dell'onda di pressione l'armatura elastica ricoperta in oro si avvicina e si allontana coerentemente con l'onda sonora rispetto all'armatura fissa backplate. Questa variazione di distanza, come abbiamo visto, corrisponde, a parità delle costanti appena elencate, ad una variazione della tensione in uscita. Per comprendere meglio il funzionamento del microfono a condensatore, ho ritenuto il caso di allegare uno schema elettrico che ne descriva in modo molto essenziale il suo funzionamento. Quindi, in questo schema circuitale, come già detto in precedenza, il microfono a condensatore richiede di essere alimentato. L'alimentazione a 48 volt viene prelevata dal trasformatore e portata alla capsula tramite una resistenza di valore molto alto. All'arrivo dell'onda di pressione, l'armatura elastica varia la sua distanza dal backplate, che ha un riferimento a terra, come vedete, e pertanto variando la distanza varia in modo proporzionale anche la differenza di potenziale. Il segnale in uscita della capsula è sommato, o per meglio dire traslato, dalla componente continua, che però viene esclusa dall'ingresso al transistore FET, quindi allo stadio di preamplificazione, tramite l'uso di un condensatore di blocco DC. Quindi il segnale viene amplificato e portato al primario del trasformatore per il riadattamento di impedenza. Dal secondario è poi inviato all'uscita. Si rende necessario nei microfoni a condensatore l'utilizzo di uno stadio di preamplificazione con transistori, tipicamente perché abbiamo preannunciato con le valvole, se trattasi di microfoni a condensatori valvolari, proprio perché le variazioni di distanza tra le armature del condensatore sono piccolissime, pertanto anche la differenza di potenziale in uscita dalla capsula sarà molto bassa. E quindi il segnale necessita di essere preamplificato per poi essere portato in uscita. Chiaramente, da che cosa è determinata la bontà di un microfono? È determinata, oltre che dalla bontà di realizzazione della capsula microfonica, anche dalla bontà di realizzazione del sistema di preamplificazione, che in questo schema circuitale è rappresentato veramente in modo molto schematico. Per ultimo, parliamo di pattern polari, ovvero i microfoni a condensatore possono avere diverse pattern polari, e per i microfoni più costosi è possibile anche selezionare diverse tipologie di pattern polare. Qui vediamo i pattern polari più comuni, ovvero il pattern cardioide, supercardioide, ipercardioide, omnidirezionale e bidirezionale. Il pattern cardioide, vedete, questa è una rappresentazione polare, ovvero espressa in angoli, della capacità del microfono di catturare il segnale. Quindi in particolare vediamo che nella configurazione cardioide il microfono catturerà segnali solo provenienti sul fronte della capsula e nessun tipo di segnale nel retro della capsula. Nel supercardioide catturerà allo stesso modo del cardioide segnali provenienti dal fronte della capsula e in piccola parte segnali provenienti dal retro della capsula. Ipercardioide, fronte capsula e in modo abbastanza consistente adesso anche dal retro capsula. Per quanto riguarda la configurazione polare omnidirezionale, invece, il microfono cattura indistintamente i segnali provenienti da tutte le direzioni intorno alla capsula. E per quello che riguarda invece il bidirezionale, nel bidirezionale il microfono cattura allo stesso livello sia i segnali provenienti dal fronte della capsula che dal retro della capsula. Abbiamo finito questa introduzione sui microfoni a condensatore, quindi vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi rimando a collegarvi ai nostri siti web all'indirizzo www.pianoconcerto.it, iscrivendovi al nostro forum di discussione per porre qualsiasi domanda sugli argomenti che abbiamo trattato. Grazie ancora.